finanziaria 2013, e a seguito anche della legge che dà l'opportunità al Il Comitato Terra dei Fuochi e dei Veleni a Monte di Procida, finito il Consiglio Comunale, soddisfatti del Consiglio Comunale delle decisioni prese? Ma in pratica accogliamo con piacere sicuramente la partecipazione attiva sia della maggioranza che dell'opposizione al tema che abbiamo posto in essere al Consiglio Comunale di 2 mesi fa, esattamente il 10 ottobre. Ci sono state date, diciamo così, delle risposte, delle intenzioni di voler fare particolarmente delle attività. Non c'è ancora ben chiaro come verranno fatte, però fondamentalmente al momento ci possiamo ritenere in parte soddisfatti e faremo ovviamente altre valutazioni, in attesa soprattutto di atti concreti che ci sembra di capire, almeno da quello che è stato detto, verranno messi in atto a inizio 2014. E approfitto ovviamente per invitare tutti domenica prossima, domenica 15, in piazza 27 gennaio, ci saremo lì presenti dalla mattina dalle 9:30 con un gazebo informativo per sensibilizzare appunto la cittadinanza sulla tematica ambiente e salute. Buonasera a tutti. Allora, stasera il Consiglio Comunale si è dato un'informativa sulla questione ambientale a circa 2 mesi dal Consiglio Comunale del 10 ottobre scorso, che ha introdotto per la prima volta questo argomento a Monte di Procida. Si è inteso dare un'informativa sulle attività poste in essere e su quelle che saranno le prossime attività che l'amministrazione metterà in campo proprio per dare risposte concrete ai cittadini che l'hanno chieste nel corso del Consiglio Comunale del 10 ottobre. Alcune cose sono state già fatte, lo hanno ricordato alcuni consiglieri di maggioranza, tra cui controlli sulle attività commerciali, in particolare su quelle ortofrutticole e su quelle di genere alimentari. Sono stati messi in campo una serie di iniziative, tra cui il convegno sulla potabilità dell'acqua che c'è stato nei giorni scorsi. Altre iniziative saranno di prossima esecuzione. Ovviamente in primis saranno eseguite le famose analisi richieste soprattutto dai cittadini per quanto riguarda sia i sedimenti marini che alcune aree di Monte di Procida, ovviamente di aree pubbliche di Monte di Procida, e in particolare si approfitterà dei lavori che saranno eseguiti in tutta l'area flegrea e soprattutto a Monte di Procida su impianti fognari per avere una mappatura del territorio proprio in merito a questo tipo di problematiche, approfittando di questo tipo di interventi per fare le analisi e per risparmiare ovviamente qualche risorsa. Allora, buonasera, si è appena svolto il Consiglio Comunale per parlare soprattutto della tematica ambientale. Come svolta popolare abbiamo chiesto all'amministrazione di chiarirci qual è lo stato dell'arte delle proposte fatte dai cittadini, dal comitato che si sta distinguendo per la sensibilità sull'argomento, visto che ci è sembrato evidente che da tanti bei propositi, tante belle parole, in sostanza tante chiacchiere, alla fine non si è dal setacciare tutte queste belle intenzioni non si è riuscito a setacciare nessuna perla di concretezza, abbiamo chiesto all'amministrazione di ritornare per un attimo nel binario delle cose concrete ed illustrarci fattivamente cosa intende fare. Tra delle proposte del comitato riteniamo una particolarmente caratterizzante ed urgente, quella lì che riguarda le analisi del territorio. Non sono state fatte né l'analisi dell'acqua, quindi le analisi marine, e mi riferisco solo all'acqua marina, né le analisi della terra, così come chiesto e così come il Consiglio Comunale si era espresso con la delibera 31 del 10 ottobre 2013, delibera che tra l'altro misteriosamente è sparita e non riusciamo più a trovare. Con quella delibera l'amministrazione si era impegnata a rispettare e da concretizzare questi 7 punti. Noi quindi stasera dobbiamo vedere quali di questi 7 punti, al di là delle chiacchiere, fossero stati realizzati o meno. Purtroppo dobbiamo vedere che molto pochi, probabilmente 2 o 3, sono stati realizzati pienamente e gli altri non ancora. Quindi, con grande onestà intellettuale, al di là delle sterili contrapposizioni,
con schiettezza e con senso di responsabilità queste cose le abbiamo dovute dire all'amministrazione. Testimone del nostro impegno è stato anche il punto successivo, nel quale abbiamo presentato una mozione per la costituzione di parte civile del Comune, per dare un segnale forte ai cittadini. Chi sversa verrà punito non solo penalmente, ma il Comune si aggiungerà con una richiesta di risarcimento danni. Arzigogolando su argomenti di natura giuridica, l'amministrazione ha rigettato questa mozione. Ahimè, sarebbe stato un ulteriore passo avanti. Noi già da domani chiederemo la convocazione della Commissione per apportare gli emendamenti della maggioranza e per portarla avanti. Insomma, in poche parole, noi su questo argomento saremo vigili e attenti.